Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Quest'oggi, come già annunciato, cambieremo argomento e parleremo di storia. Più precisamente andremo a conoscere quella che era stata una grandissima potenza, la Repubblica Serenissima di Venezia. A tale proposito il sottoscritto ha raggiunto il dottor Edoardo Rubini, che è esperto nella storia della Repubblica Serenissima. L'ho raggiunto in occasione di un importante incontro con la cittadinanza presso il centro culturale, presso l'Eco Istituto Veneto, diretto dal professor Michele Boato, che già alcuni di voi sicuramente lo conosceranno, lo vedremo anche al termine della trasmissione. Intanto ascoltiamo e vediamo il primo servizio da Mestre. Che dovrebbe essere ovvio, ma non lo è, è che non stiamo parlando di una monarchia, ma di una repubblica. C'erano almeno due repubbliche prestigiosissime in Italia, quella di Genova, perché il potere non fosse gestito a capriccio, ma su basi normative ben precise. La risposta alla fine di questi studi che mi hanno portato a fare questa tesi gigantesca è stata sì, e come tutti gli studiosi io sono rimasto affascinato dal livello. Una relazione veramente straordinaria questa sera, ho visto anche una attenzione eccezionale da parte del pubblico, nessuno è andato via. Ecco, questa Repubblica Serenissima che attira l'attenzione sempre. Ma la Repubblica ha avuto un valore enorme nella storia per più aspetti. Secondo i miei studi è la prima repubblica parlamentare del mondo, perché già dopo il 1000 inizia a organizzare un parlamento, quindi con dei membri fissi, e a questi vengono assegnate delle funzioni ben precise, soprattutto di carattere rappresentativo, per eleggere gli organi di vertice del governo. Ecco, quindi c'è il primo aspetto dell'assemblearismo, delle decisioni collegiali e del Parlamento che rappresenta lo Stato, quindi non c'è una concezione personalistica, c'è una concezione oggettiva del potere che viene esercitato in nome del popolo. Questo si riflette anche sulla figura del Doge, che quindi non è un sovrano, una persona che impone una qualche volontà sulla collettività, ma bensì è rappresentante di questa collettività con grande prestigio, che può orientare le scelte, ma pur sempre soggetto alle leggi. Ecco, possiamo ricordare il periodo della Repubblica Serenissima? Sì, allora, diciamo, il metodo tradizionale per contare gli anni della Repubblica, quello più antico, rivendicato dai veneziani, è andare dal 421, che è la data di fondazione mitica, al 1797, quando il Doge e il Maggior Consiglio abdicano in conseguenza del colpo di Stato che è stato organizzato dai francesi e seguito dalla loro invasione militare. E bisogna dire che però il primo Doge, le cronache lo riportano eletto esattamente nel 797, quindi avremo esattamente 1100 anni, 11 secoli di Repubblica. Però gli storici più attenti in qualche modo avvalorano le origini del V secolo, perché trovano in una federazione venetica delle città costiere, già dall'anno 466, il primo embrione di Stato Veneto. Ecco, e come è nata, come si è formata? I primi ABC, diciamo? Diciamo che è uno Stato meraviglioso proprio già nella sua formazione iniziale, in quanto si vede molto bene che questo Stato nasce per iniziativa di più comunità. In quel caso nel V secolo erano le comunità costiere che a seguito dell'invasione degli Unni di Attila, possiamo dire, si aumentano di popolazione, diciamo, ma non con una fuga come viene detto di solito, è uno spostamento
a volte definitivo, a volte temporaneo, dai centri maggiori alle loro aree portuali sulla costa. Questo però, diciamo, questa invasione avviene nel 452 e con questo l'impero romano perde il controllo del territorio. Quindi le comunità venete, già prima del crollo ufficiale dell'impero romano che avviene nel 476, 10 anni prima si riuniscono a Grado e decidono sostanzialmente la nascita di un embrione di Stato, una confederazione, soprattutto a carattere difensivo. Ecco, infatti loro erano molto preparati nel difendersi praticamente. Sicuro, infatti io studio anche molto la storia dei Veneti antichi, dei loro insediamenti. I Veneti sono un popolo di origine centroeuropea e in tantissimi casi avevano la tendenza ad abitare zone vicino ai fiumi e spesse volte impervie, isole, zone paludosi, e questo di nuovo a scopo difensivo, cioè in quelle aree è più facile difendersi militarmente perché l'esercito che aggredisce in qualche modo resta prigioniero del fango. Questo è il motivo principale per cui i Veneti edificano una città enorme come era Venezia, trasportando dunque le pietre da altre zone fino a queste aree barenose, perché era molto facile difendersi da un'aggressione esterna. Questo è il motivo che ha alla base della fondazione di Venezia. Ecco, ricordiamo che Venezia prendeva anche l'Istria. Sì, allora, etnicamente gli istriani sono un popolo quasi identico ai Veneti. Infatti, mi scusi, ecco lì, ogni volta che vado si sente parlare proprio in dialetto veneto, sì. Neanche in furlano, ma in dialetto di Venezia proprio, sì. In modo particolare di Venezia. Sì, probabilmente in epoca antica quelli che parlavano parlate veneto, istriane, erano la netta maggioranza, però c'era anche nell'antichità una quantità di gente slava, quindi di etnia slovena e croata. Ecco, ciò nonostante nella generalità erano popolazioni quasi identiche ai Veneti, e sottolineo il fatto che per secoli non ci sono stati conflitti etnici, cioè erano popolazioni che storicamente potevano anche cambiare registro linguistico, ma si trattava di uno stesso popolo. Tant'è vero che l'impero romano, quando disegna la decima regio, la chiama Venezia et Istria, dunque questa va dal fiume Adda, comprendendo anche il Bergamasco, fino al fiume grossomodo Quito, quindi comprendendo quasi tutta l'Istria, sul presupposto che i romani vedevano gli Istri e i Veneti pressoché identici. Ecco, io so che la Serenissima aveva una fortissima attenzione sul territorio, sui corsi d'acqua, cioè il rispetto del territorio, che aggiungo io oggi l'opposto praticamente, cementificazioni, inquinamenti, di tutto. Sicuro, Venezia ha, diciamo, è la testimonianza di una civiltà che ha dei presupposti spirituali e materiali ben precisi, e quindi in questa filosofia c'è una chiara idea mistica di integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale. Tutte e due questi elementi però sono visti in chiave religiosa, e quindi questo porta a un particolare rispetto, cioè l'uomo esercita la sua intelligenza per creare una specie di sinergia con l'ambiente naturale, mentre la cultura moderna, di carattere materialista, nata con l'illuminismo, vede quasi una specie di onnipotenza dell'uomo che quindi prevarica tante cose, tra cui l'ambiente naturale. Un'ultima domanda, secondo lei è una cosa un po' soggettiva, diciamo, che chiedo, cosa ne pensa di questi rigurgiti, ritornelli, no? Oggi si va a vedere la Serenissima, oggi si guarda sempre la Repubblica Serenissima, ricordiamo ad esempio nel 97 l'assalto tra virgolette al campanile di San Marco. Cosa e perché diciamo si arriva a ricordare, a buttare lo sguardo a questa Repubblica?
Guardi, azzardo una lettura molto più generale di quello che potrebbe essere l'aspettativa comune. A parer mio, il sistema illuminista che è... Avevo appunto preannunciato soggettivo non a caso. Sì, dunque sta entrando in crisi e forse crollando un intero sistema. Quando si afferma l'illuminismo, questo viene anche seguito dalla rivoluzione industriale, dalla nascita degli stati nazionali, anche delle ideologie nazionaliste, e anche una certa visione del mondo materiale basata sulla forza e in ultima analisi oggi sui grandi capitali finanziari. Questo modo di organizzare i rapporti sociali e anche internazionali è entrato in crisi. E il suo, diciamo, la sua cifra più evidente è il concetto di globalizzazione, che avrebbe dovuto essere la soluzione di tutti i mali e sta diventando invece lo sviluppo di tutte le contraddizioni. Il fatto dunque che questo concetto falso di modernità entra in crisi costringe in qualche modo a rileggere il passato e a capire che i sistemi duraturi, che nel caso della Repubblica Veneta sono durati 14 secoli, evidentemente avevano dei principi alla base importanti che sono stati trascurati. È là che bisogna andare a studiare e imparare dal passato. Ecco, so che lei ha scritto anche dei libri, in ultimissima, se ce li può ricordare. Sì, dunque, i due libri che ho scritto, che ho pubblicato, sono Giustizia Veneta, che quindi spiega soprattutto il diritto veneto, soprattutto il diritto penale, ma anche la etnogenesi dei veneti e le origini del diritto veneto. Poi ho scritto più di recente Il Venetico, la lingua del popolo, la lingua più antica, scusate, la lingua della nazione più antica d'Europa, in quanto i Veneti sono stati il primo popolo in ambito europeo, già tra il bronzo e il ferro, ad affermarsi come nazione unitaria. E avevano una lingua comune che è il venetico, quindi io ho fatto uno studio che riprende gli studi di alcuni professori, soprattutto sloveni, che mostrano la vicinanza tra il venetico e le lingue slave occidentali, che in realtà era l'indoeuropeo comune. Poi ho pubblicato due documentari e video su DVD, uno che riguarda l'invasione napoleonica e la caduta della Repubblica Veneta, che è 1797 Venezia, la storia da riconquistare, e l'altro infine è dedicato all'annessione delle Venezie al Regno Sabaudo e si intitola 1866 Il furto delle Venezie. E se qualcuno volesse interagire con lei può dare un suo riferimento? Sì, perché noi abbiamo un'associazione culturale che si chiama Europa Veneta, che ha un proprio sito internet che è www.europaveneta.org ed è possibile scrivere all'associazione all'indirizzo associazione.europaveneta@gmail.com. Io la ringrazio tanto, è stato molto gentile, le auguro un buon lavoro, sa. Grazie a voi e auguri per il vostro lavoro. Ed ora ascoltiamo anche l'opinione del professor Michele Boato, presidente dell'Equistituto Veneto, il nostro ultimo servizio. Beh, questi sono incontri strani perché non sono di ecologia, ma sono di storia e di politica. Però, insomma, come avete visto dalle riprese, vengono tantissime persone perché c'è bisogno di discutere. Noi in Italia in questo momento non possiamo continuare a restare spettatori di dibattiti televisivi, di gente che parla per conto nostro. Vogliamo essere anche protagonisti e chiamare persone con idee diverse, perché le idee di chi ha parlato la settimana scorsa e di chi ha parlato questa settimana sono diversissime, ma sullo stesso tema, la democrazia, con esempi storici, concreti, servono per far sì che il nostro cervello reagisca e migliorino le nostre idee. Termina così il nostro numero di Pineta Oggi Reporter, settimanale di approfondimento giornalistico. Ringrazio sia il dottor Edoardo Rubini, altresì il professor Michele Boato. Molto interessanti, devo dire, questi incontri culturali con la cittadinanza. Noi ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana come sempre. Grazie per averci seguito. A presto.